could be us. So back to what I was saying. Could be us. Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Pasquale Slab. In questo video continuiamo ancora con la serie della radio digitale e in questo caso aggiungiamo ancora un'altra funzionalità che riguarda la memorizzazione permanente delle stazioni radiofoniche preferite. Quindi nei video precedenti si è visto come regolare il volume e poi anche come regolare la sintonia utilizzando dei potenziometri analogici. Si è visto anche come tramite dei pulsanti impostare delle stazioni predefinite, però nel video di questa domenica si vedrà invece come, spostando la sintonia nel campo di variazione e selezionando una stazione predeterminata, poi questa, mediante una pressione prolungata del pulsante desiderato, può tranquillamente essere memorizzata e quindi alla prossima accensione, premendo il pulsante corrispondente, possiamo da capo riprendere quella stazione radiofonica. Però prima di continuare, al solito ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto e apprezza questo tipo di contenuti, di considerare l'idea di iscriversi al canale e anche di attivare la campana delle notifiche, possibilmente contrassegnando tutte le notifiche, in modo che non perde nessun video che io pubblico la domenica alle ore 12. E quindi adesso cominciamo. E per andare a spiegare la nuova funzionalità, prima è bene che andiamo a vedere come funziona un'altra libreria di Arduino, che è la libreria EEPROM, perché è proprio il componente firmware fondamentale che serve per ottenere la funzione di memorizzare le stazioni radiofoniche preferite. E allora diamo uno sguardo proprio alla documentazione. E qui proprio vedete il sito ufficiale di Arduino con la documentazione della libreria EEPROM, che è già fornita a corredo, solo che per chi usa l'ambiente di sviluppo dalla versione 2.0 in poi, in questo caso deve scaricare il core di Arduino per avere questa libreria, altrimenti alla prima installazione questo IDE è vuoto, senza nessuna libreria. E questa libreria vale per diverse schede Arduino, come la Arduino Uno, la Arduino Mega e anche qualche altra scheda. Poi ci sono degli adattamenti fatti pure per ad esempio ESP8266 e schede simili. E però per quanto riguarda Arduino Uno, in questo caso c'è un vantaggio a usare questa libreria, perché in questo caso, come molti microcontrollori invece fanno, qui la memoria EEPROM è una unità separata, ovviamente integrata dentro il microcontrollore ATmega 328, però è separata dalla memoria flash. Quindi se noi facciamo un aggiornamento firmware oppure andiamo a modificare il programma e lo dobbiamo ricaricare, e in questo caso la memoria EEPROM non viene minimamente toccata, perché è proprio un'altra unità fisica e ha un suo indirizzamento. Invece se il micro non avesse avuto la memoria separata, in questo caso per avere la funzione di dati non volatili si doveva utilizzare una parte della flash, e questo comporta alcuni svantaggi perché abbiamo una quantità di memoria flash in meno, visto che una parte viene sfruttata per la memoria non volatile. E a parte questo, che
potrebbe anche in certi casi non creare nessun problema. C'è anche da considerare che quest'area deve essere protetta, perché se facciamo un aggiornamento firmware e andiamo prima a cancellare tutto il dispositivo, quindi tutta la memoria flash, abbiamo cancellato anche quei dati messi nell'area non volatile. Per un esperimento il problema non si pone, ma se noi consideriamo la situazione che in quell'area non volatile c'erano dei parametri per far funzionare una macchina industriale in un determinato modo, ciò vuol dire che a ogni aggiornamento firmware dobbiamo fare la riparametrizzazione della macchina. Qualcuno potrebbe dire: e qual è il problema? Potrebbe essere un problema, perché significa che oltre ad aggiornare il programma si deve anche spendere ulteriore tempo per andare a regolare tutta la macchina, e questo potrebbe incidere pure molto sui costi. E allora, per fare questo, quando viene scritto il firmware, si vanno a regolare delle impostazioni che servono a proteggere una determinata area di memoria, e quindi ogni volta che si va a caricare il nuovo codice, questo viene scritto soltanto nella parte adibita al codice. Comunque, dopo tutta questa spiegazione, andiamo a vedere quali sono le funzioni chiave di questa libreria. E per prima cosa, per usarla dobbiamo includere il suo file header, quindi prima ci vuole include eeprom.h, giustamente. Poi abbiamo le varie funzioni come read, poi write, poi c'è anche update, e questa è una funzione molto comoda, e poi get e put. E queste ultime due funzioni sono quelle che ho utilizzato, perché rispetto a read e write hanno qualche miglioria in più. Infatti, con la funzione read e con la funzione write, io posso leggere e scrivere un byte alla volta. Devo indicare l'indirizzo che voglio leggere, e la funzione read mi ritorna il byte di quell'indirizzo, cioè che c'è a quella locazione. Mentre con la funzione write gli dico l'indirizzo e poi gli devo dare il valore che deve scrivere, ma il valore deve essere compreso fra 0 e 255, che praticamente è il campo di estensione di un byte, quindi un intero senza segno, un intero però a 8 bit in questo caso, perché specialmente nell'Arduino 1 è una scheda che col bus a 8 bit, bus dati a 8 bit. E quindi in questo caso, se io dovessi scrivere ad esempio un valore che invece è compreso tra 0 e 1023, per esempio la lettura del convertitore AD, e in questo caso con read e write, se le uso così senza nessun trattamento, allora ho difficoltà. Non posso scrivere questo dato. E quindi o faccio delle routine che utilizzano queste funzioni e vado a scrivere quindi di questo numero i 2 byte, quindi devo scrivere per esempio 850, lo devo spezzare in 2 byte, parte alta, parte bassa, e poi li vado a scrivere. Ma quando li leggo devo leggere questi 2 byte e ricomporli. E allora, per evitare tutto questo, io posso utilizzare queste funzioni qui, get e put, perché queste funzioni hanno la particolarità che quando io gli do come parametro il punto di partenza dove leggere e poi gli vado a dire anche che cosa devono leggere, o meglio, gli passo la variabile dove
devono depositare il contenuto, automaticamente queste funzioni vanno a esaminare che tipo di variabile è e leggono, a partire dall'indirizzo che gli ho dato, tanti byte fin quando non vanno a riempire la variabile che gli ho passato. Questo è quello che fa la get. Mentre per quanto riguarda la put, e qui come fa vedere la sintassi, gli devo dare il punto da dove deve iniziare e gli devo dare anche il dato. E quindi anche qua poi internamente analizza che tipo di dato è e lo va praticamente a scrivere. E in questo caso, quindi utilizzando queste funzioni, mi sono semplificato il lavoro di andare a scomporre e ricomporre i vari byte. E poi un'altra funzione che può risultare comoda, ma che nell'esempio della radio io non ho usato perché non è il caso, è la funzione update. Perché? Perché spesso quando andiamo a scrivere in memoria, certe volte non cambiamo tutti i parametri che ci sono, ma ne cambiamo uno, due, quindi pochi. E allora, che succede? Che per comodità nostra poi andiamo a fargli scrivere tutta la struttura dati. E se sono pochi byte e se le scritture sono anche molto distanziate fra loro a livello temporale, non si pone il problema. Ma se le scritture cominciano a diventare un po' più frequenti, allora, in questo caso, cominciamo a limitare i cicli di scrittura della memoria, cioè cominciamo ad accorciare la vita di questa memoria quadro PROM. E allora, per evitare questo, questa funzione un po' contribuisce, questo metodo, anzi, contribuisce proprio a accorciare il meno possibile la durata di questa memoria, perché la funzione update non fa altro che andare a scrivere solo i parametri che sono stati modificati. Quindi da qui possiamo ipotizzare che farà una lettura, la confronta con quello che gli abbiamo passato, quello che è diverso lo scrive, quello che è rimasto uguale tranquillamente lo lascia per com'è. E qualcuno potrebbe dire, però sta accedendo lo stesso alla memoria. Sì, però in questo caso i cicli di lettura non sono dannosi come i cicli di scrittura. Quindi sono i cicli di scrittura che vanno a accorciare la vita di questa memoria, ma se diventano piuttosto frequenti. Ovviamente ci sono anche altre tecniche molto più raffinate per limitare l'usura precoce della memoria, che è quello di usare delle cosiddette pagine, perché la memoria viene divisa in pagine e quindi generalmente se ne usano due e praticamente per non scrivere sempre nella stessa locazione, che è questo che crea il problema, periodicamente c'è una parte di codice nel programma principale che va a fare la copia di una pagina su un'altra e così non si scrive sempre nello stesso punto. Comunque, non vado ad approfondire oltre perché altrimenti qui un video neanche basta. Però le funzioni chiave per andare ad aggiungere la funzionalità di memorizzare le stazioni sono queste qui, quelle che ho utilizzato, get e poi put. Put è quella per scrivere, quindi è l'analogo della write, ma in questo caso può scrivere dati anche più complessi, mentre la get è l'analogo della read, cioè legge, ma lei è capace di leggere dati non solo di un byte. E quindi, dopo aver visto come funziona questa
questa libreria, che tranquillamente poi troverete il link a questa documentazione nella descrizione. Ora andiamo a vedere come si è modificato il codice. E qui proprio si vede il codice con le dovute aggiunte. Infatti, qua abbiamo l'inclusione della libreria. Poi qui abbiamo le varie variabili che sono state dichiarate e anche presettate. E queste sono state spiegate già nei video precedenti. Quella nuova è questo define key weight, e questo serve per distinguere se io sto premendo il tasto perché voglio cambiare stazione oppure perché voglio memorizzarla in memoria non volatile. E poi qua ci sono le solite inizializzazioni. Qui ho aggiunto altre due variabili, queste station store, default station e station read, e praticamente qua queste variabili mi servono per gestire le stazioni da memorizzare. Default stations è un array di 5 elementi che contiene i programmi di default, mentre station store è un array dello stesso tipo di questo, ma qua dentro ci sono i dati da scrivere nella memoria quadroprom, mentre qua ci sono i dati che vengono letti e che poi si usano nel programma. Poi nella funzione setup qui abbiamo le inizializzazioni dei pin che corrispondono ai pulsanti, già spiegato. Qua invece vado a inizializzare un altro pin, stavolta in uscita. In questo caso mi va a comandare un LED che quando si accende mi dice che la memorizzazione della stazione è in corso. A quel punto posso rilasciare il pulsante che procede il programma. Qua sto inizializzando l'array di default con le varie frequenze e poi a questo punto vado a fare una lettura della memoria. E prima vado a leggere un indirizzo in particolare, questo 20, e qui vado a vedere se in questa locazione trovo un valore che è diverso da 0. Allora vuol dire che questa memoria non è stata programmata. E allora in questo caso vado a impostare l'array station read con i valori di default e non faccio nient'altro. Se non è così, invece, allora leggo dalla memoria, prendo questi dati e li vado a mettere dentro questa station read. Infatti, ecco che qui uso EEPROM.get, gli do l'indirizzo di partenza e poi gli passo direttamente station read. E così, in questo caso, ho caricato i dati dalla memoria. E poi qua ci sono tutte le altre cose che si sono viste nei video precedenti. Ovviamente poi qui ho tolto i pezzi di codice che non servivano più e qua vado a fare una prima sintonizzazione del canale. Poi a un certo punto, poi qui continuando al solito, vado a leggere il potenziometro del volume e quello della sintonia, e quindi qua chiamo la funzione read switches, che ha i compiti che aveva nei video precedenti, soltanto che in questo caso ho fatto questa modifica, che vado a leggere i vari pulsanti e poi, se sono premuti, vado a chiamare questa funzione set store channel, nel senso che questa funzione o va a impostare la stazione corrispondente oppure memorizza in area non volatile, a seconda di quanto premo il pulsante. Però tutta la valutazione viene fatta dentro questa funzione. E poi display info mi visualizza sulla seriale il volume e il canale selezionato. E allora andiamo a vedere questa funzione qua. Qui gli passo la posizione
praticamente gli dico se lo switch 1, 2, 3, 4 o 5, e poi qua gli vado a passare i canali con cui sto lavorando. Infatti, qua gli sto passando questo station read. E qui c'è da fare una notazione. Se guardiamo questi parametri, io il primo lo sto passando, come si suole dire, per valore. Praticamente, quando chiamo questa funzione e gli passo un certo parametro, viene fatta una copia di quella variabile e viene passata. Qua invece io sto passando quest'altro parametro, in termine tecnico si dice per riferimento. Quindi io qua sto passando l'indirizzo, cioè gli sto dicendo guarda che questo parametro qua lo trovi in quella locazione, o meglio a partire da quella locazione. E c'è differenza a passare un parametro per valore e per riferimento, perché in questo caso se si fanno delle modifiche dentro questa funzione, per esempio a questo parametro, in questo caso la variabile interessata non viene minimamente modificata perché io lavoro su una copia. Mentre se faccio modifiche a quest'altro, la variabile interessata viene modificata perché qua io sto lavorando proprio nel punto dove si trova questa variabile, all'indirizzo dove si trova questa variabile. Questa è la grande differenza tra passaggio per valore e passaggio per riferimento o per puntatore. Perché? Perché visto che questo store channel che passo è un array in C e anche ovviamente C++, anche se qui sto scrivendo per lo più in C, gli array sono gestiti come puntatori e quindi in questo caso, qui per andarli a passare, devo passarli per riferimento. E comunque, andando avanti, ad esempio, se io ho premuto il tasto 1, allora qua c'è questa istruzione switch, con i vari case, e allora qua vado a fare questa valutazione. Prendo il tempo a questo istante e uso la funzione millis. Poi qui c'è questo ciclo while che effettivamente è bloccante, però si esce da questo ciclo quando tutta questa condizione diventa falsa. E può diventare falsa perché o il pulsante non è più premuto oppure per esempio, il tempo di permanenza ha superato questo key weight, che è quel define che si è trovato in cima. Quindi, quando una di queste due condizioni non è più vera, il risultato di questa end non è vero e allora si esce da questo while. Però quando si esce, si deve fare lo stesso ancora un'altra valutazione, perché io devo sapere per quale motivo sono uscito. Sono uscito perché il pulsante è stato premuto, è stato rilasciato prima di questo tempo, oppure sono uscito perché il pulsante sì è stato rilasciato, ma è passato questo tempo. E allora ecco che qua vado a vedere se il pulsante è rilasciato, allora in questo caso io devo semplicemente andare a vedere cosa c'è alla posizione corrispondente nell'array che è stato passato qua, e dopodiché in questo caso vado a impostare la stazione, solo che l'impostazione della stazione si trova qui in coda, eccola qua, dopo che ha fatto le valutazioni. E in più qui accendo un LED, ma accendo questo LED semplicemente per segnalare, ok,
ho recepito il comando e quindi imposto la stazione. È solo per una segnalazione visiva. Se invece non ricado in questa condizione, allora è l'altra. E quindi a questo punto, che cosa faccio? Accendo lo stesso il LED e poi qua vado a impostare la struttura per, in questo caso imposto l'array per andare a scrivere quella stazione in memoria non volatile e praticamente qua io sto andando a cambiare l'elemento alla posizione corrispondente. Dopodiché a questo punto con questa funzione vado a mettere l'array work channel dentro station store e a questo punto poi richiamo la funzione eprom.put e gli passo l'indirizzo di partenza e station store. Ora però devo anche andare a scrivere pure l'altra variabile, questa programmed, che ora la imposto a 0, così la imposta 0 la scrivo pure, si trova alla locazione 20, in modo che stia lontano dalla parte delle stazioni radio, e dopodiché alla prossima riaccensione, tranquillamente verrà letta la memoria, si vedrà che è stata programmata e a questo punto vengono caricate le stazioni e quindi si prende l'impostazione di quella stazione che avevo memorizzato. Questa cosa si ripete poi per tutti gli altri pulsanti e si ripete sempre in maniera analoga, ovviamente cambiando gli indici. E quindi questa è la modifica e questa è stata anche l'occasione per andare a esplorare e utilizzare e far vedere come si utilizza la libreria E4 Prom. E quindi ora a questo punto andiamo a caricare questo esempio, carichiamo questo codice e vediamo l'effetto che fa. Ecco, ho compilato il codice, ora vado a connettere la scheda e quindi carichiamo il codice. Apriamo anche il monitor seriale. Ecco qua. E in questo caso qui abbiamo la stazione che ha sintonizzato per prima. Ora io vado a premere il primo pulsante, ad esempio. Ed ecco che cambia la stazione, perché ho fatto una pressione breve. Ecco qui l'altro pulsante, posso premere l'altro pulsante, eccetera. Poi posso cambiare il volume, ecco. Ora alzo un attimo qua lo schermo, ecco. Però lo stesso posso cambiare la sintonia. Ecco mi trovo qua. Supponiamo che questa stazione radio la voglio impostare sul primo pulsante. Allora io lo premo, stavolta devo tenerlo premuto di più, fino a quando vedo che si accende il LED e poi lo rilascio. In questo caso è stato memorizzato. E a questo punto, se io ora cambio e ora premo da capo il primo pulsante, ecco, sono ritornato da capo a quella stazione.
che è questa alla frequenza 101,9. Ora possiamo fare un'altra cosa. Ecco, io stacco e riattacco. Ovviamente il tempo che si configura. Locato sulla braccia di Barella, senza fare ridomanda sulla Sampdoria. Ecco, premo da capo il primo pulsante, dovrei vedere quel 1019, cioè 101,9. Eccolo, e infatti tranquillamente lo rivedo perché è stato ormai memorizzato. Qua il volume continua a funzionare e ovviamente posso ancora agire sulla sintonia. Ecco, indietro l'orologio, e posso tranquillamente spostarlo dove mi serve. Per esempio l'ho messo in questa stazione qua, eccetera. E questo è quindi come funziona praticamente la memorizzazione delle stazioni radio su questo progetto. E quindi, come già detto, praticamente questa libreria si può usare ogni qualvolta che serve memorizzare in area non volatile dei dati, e in più con il microcontrollore montato sulla scheda Arduino, l'Attimega 328, ma anche altri microcontrollori hanno la particolarità di avere la memoria EEPROM separata dalla memoria flash, e questo è un vantaggio perché così non ci sono problemi per proteggere l'area di memoria, altrimenti si devono utilizzare questi accorgimenti. Per quanto riguarda l'usura, già ne ho parlato in questo video. Per questa applicazione non c'è bisogno di preoccuparsi, perché per l'uso tipico che se ne fa, le scritture sono molto molto limitate, e quindi tranquillamente la memoria ha un ciclo di vita molto lungo. E quindi a questo punto il progetto della radio pian piano sta arrivando alla sua conclusione. Rimane ora da inserire, per completare il tutto, anche un display, perché per ora stiamo vedendo i messaggi sul monitor seriale, ma siccome ho intenzione di realizzare questa radio in una scatola, cioè di metterla in una scatola a sé stante, quindi di farla come unità a parte, allora conviene inserire un display. E poi si deve anche andare a progettare la scatola. Però questo sarà argomento del video o dei video successivi. Quindi siamo arrivati alla conclusione. Mi auguro che sia stato utile, sia stato interessante. E vi chiedo anche di mettere un like, di condividerlo, e ci rivediamo al prossimo video.